Ho sempre detto ai miei compagni che ci deve essere grande differenza tra vincere e perdere, e quindi è una cosa proprio da dentro che dobbiamo avere. Penso che abbiamo fatto anche una discreta partita, abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo e poi anche sulla mia personale ha fatto una bellissima parata il portiere. Dispiace tanto perché non siamo riusciti a guadagnare quel punto che secondo me era giusto. Anche loro, diciamo, hanno avuto delle occasioni, però forse noi ai punti potevamo dire qualcosa di più. È un rammarico e dobbiamo solo ed esclusivamente ricaricarci e partire già da martedì. Queste sono le cose belle del calcio, che già di domenica in domenica si può giocare contro una squadra forte, ha degli elementi che è stata costruita per vincere, però devo fare i complimenti alla squadra e c'è solo da continuare così e migliorarsi giorno per giorno. E da quando sono piccolo ho cercato sempre di raffinare di settimana in settimana. Ho avuto la fortuna di crescere a Bologna fino poi a arrivare in Serie A. Il mio primo anno di Serie A a Bologna avevo un maestro che era Beppe Signori. Caspita. Lui mi ha insegnato tanto sotto l'aspetto del come calciare, dai rigori alle punizioni, e anch'io personalmente ci ho messo tanto nel mio, nel crescere, perché penso che sia una cosa molto molto importante il poter saper calciare la palla, e nel calcio si è arrivato quasi all'80% come statistiche di gol su palle inattive. Ho sempre cercato veramente di mettere a disposizione questa qualità che madre natura mi ha dato. Ho bisogno ancora di calarmi ancora di più in questa categoria, e per come sono fatto, per il ruolo che ho sempre coperto in campo, toccare ancora più palloni. Questa è una cosa che mi sono detto adesso durante il viaggio. Per quanto riguarda la scelta di Castelnuovo, sono sincero, due settimane prima che potessi fare una chiacchierata con il Castelnuovo c'era il Pineto che mi aveva chiamato. Il Pineto stesso poi ci siamo sentiti e avevano optato per un altro giocatore, e poi io c'ho rapporto da 10-12 anni, quando giocavo a Livorno e avevamo vinto anche il campionato di Serie B insieme a Maurizio Di Renzo. E poi a quel punto, dopo una settimana che il Pineto aveva fatto le proprie scelte, gli chiesi in maniera molto molto tranquilla com'era se c'era la volontà di prendere Massimo Lovisa a Castelnuovo. Ho fatto questa scelta proprio a livello umano, a livello di... mi piace il loro modo di pensare, il loro modo di voler crescere, step by step. Stiamo crescendo tanto, la società sta crescendo, ha creato qualcosa di bello lì come struttura. E quindi, come ho detto, una nuova avventura in Serie D. L'ho fatta 2 anni fa quando era a Modena, una diversa piazza sicuramente, però c'è la volontà di crescere e di dare il mio apporto a livello professionale, umano, e spero anche, come ho detto, a livello di salute e mentalità, che è la prima cosa, e passione, perché c'è ancora tanto tanto amore verso questo sport.